Temo di non essere capace di amare. Un giorno anche tu amerai. Ma che cosa è questo in confronto all'amore della duchessa? La ami a tal punto. Come mai nessuna prima di lei. Mi tratta come una delle sue amanti. Rispondimi. Fanno l'amore? Che follia. Come avreste potuto? Cerco solo di comportarmi correttamente. E per me? Cosa provi? La certosa di Parma è una storia molto italiana. Scritta da Stendhal, ricca di intrighi, ironia, passione, in cui si raccontano diversi modi di amare. Il mio personaggio è Fabrizio Del Dongo. È il giovane eroe di questa storia che desidera partire per sperimentare un po' il mondo e provare a realizzare i suoi ideali. Dove vai? A raggiungere l'imperatore! Ma non vedi, sta fuggendo! Lui ha tanti sogni e tanta fantasia per esaudirli. È un personaggio che non si sente felice. È frustrato dopo il suo ritorno da Waterloo. Ma poi trova la felicità sotto forma d'amore, all'inizio con qualche difficoltà. Non ti ricordi? Certo. Fabrizio. Il mio personaggio è Clelia Conti, una giovane ragazza di Parma, sana, di fortissimi principi, abbastanza istintiva, rischia e rischia per amore. Per chi è quel patibolo? Fabrizio Del Dongo. Ma è innocente! La sanno tutti la verità, Fabrizio è innocente! Sono due anime che probabilmente si somigliano molto, perché sono entrambi alla ricerca dell'amore vero. È un bel personaggio, positivo. Nella vita di Fabrizio c'è poi sua zia Gina, una donna fiera e sensuale, disposta a sfruttare il suo ascendente sugli uomini pur di assicurare un avvenire al nipote. A consigliarla e sostenerla c'è un importante ministro di Parma, il conte Mosca, perdutamente innamorato di lei. Perché vi ho sempre amato e vi amo, così come siete.